Bruno Gröning è nato il 30 maggio del 1906 a Danzica Oliva, come figlio di un mastro muratore. Già sin da bambino egli produceva un effetto calmante e benefico su persone ed animali. Dopo le scuole elementari iniziò un apprendistato commerciale, che dovette però interrompere dopo 2 anni e mezzo per volere di suo padre per diventare carpentiere. Siccome l'impresa presso la quale assolveva l'apprendistato chiuse i battenti per mancanza di appalti, lui dovette interrompere l'apprendistato quando mancavano ormai non più di 3 mesi alla conclusione. Negli anni a seguire si dedicò ai lavori più disparati. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne richiamato alle armi. Nel 1944 rimase ferito e nel 1945 finì in prigionia rossa. Da questa venne rilasciato nel dicembre dello stesso anno e mandato nella Germania occidentale. Lui prese a Dillenburg, nella regione dell'Assia, un appartamento ed insieme ad altri esiliati dai Sudeti fondò l'Associazione per l'aiuto agli sfollati. Nel marzo del 1949 Bruno Gröning giunse ad Erfurt. Qui divenne subito nota alla massa per la guarigione di un ragazzo al quale diversi medici e professori non davano più speranze. Nel giro di pochi giorni si verificò ad Erfurt un'affluenza di migliaia di persone alla ricerca di guarigione. Essi tutti speravano di ottenere aiuto dal cosiddetto guaritore Gröning. Ed in effetti, per 3 mesi, al civico Wilhelmsplatz numero 7, avvennero cose incomprensibili. Il semplice uomo di Danzica faceva scomparire malattie contro le quali i medici erano impotenti. Nel cortile vi era un giardino ormai completamente calpestato. Vi erano molti malati, infermi, paralitici, eccetera. Improvvisamente si sentì un grido ed io vidi che alcuni storpi riuscivano a camminare. In seguito abbiamo ricostruito che ciò avveniva mentre Bruno Gröning si trovava a Fellbad ed anche lì iniziavano le guarigioni. Lui tornò dopo 2 ore. Devo dire che mi venivano lacrime dalla grande commozione. Mi guardò e disse: «Oh, lei è qui. Allora che cosa le avevo detto?» Menschenansammlungen auf dem Wilhelmsplatz habe ich erlebt. Io ho ricordato l'accalcarsi di moltissima gente davanti a quella casa. Ho osservato cose che non ti spiegano con la ragione. In modo particolare mi colpiva il comportamento alquanto pacifico di quella gente in attesa. Quando lui appariva sul balcone, si avvertiva una calma molto particolare, una calma che io definirei spontanea, la quale nascondeva tuttavia una tensione molto alta. Se anche voi aveste osservato persone le quali evidentemente fino a quel momento non erano in grado di muoversi, che si alzavano e camminavano, che buttavano via le stampelle. Ed io ho visto senza ombra di dubbio che lì avvenivano cose inspiegabili, ma ben tangibili, le quali non avevano niente a che vedere con i normali metodi di cura. In seguito all'insistente richiesta di alcuni medici, intervennero le autorità e imposero a Bruno Gröning un divieto di guarigione. Lui dovette lasciare Erfurt. Su incarico del settimanale Revue, il medico e psicologo di Marburgo, professor Fischer, nel giugno del 1949 fece a Bruno Gröning l'offerta: esaminare scientificamente il suo metodo allo scopo di agevolargli la strada verso una libera professione. Bruno Gröning accettò l'offerta e alla fine di luglio si arrivò ad un esame scientifico del cosiddetto fenomeno Gröning ad Heidelberg in collaborazione con la clinica universitaria. Il risultato fu per gli scienziati molto sorprendente, poiché anche sotto il critico occhio dei medici si verificarono guarigioni eccezionali. Nel settembre 1949 l'allevamento di cavalli da trotto di Rosenheim era sulla bocca di tutti.
Qui arrivavano migliaia e migliaia di persone, le quali vedevano in Bruno Gröning la loro ultima speranza. Ciò testimoniava la grande miseria del momento, ma allo stesso tempo l'incapacità della scienza di sconfiggere la malattia. Il materialismo aveva condotto all'abisso. L'opera di Bruno Gröning indirizzava l'uomo verso un nuovo tempo, a ritrovare Dio e a riconoscere che senza Dio nulla può. Qui operava una potenza superiore destinata a restare incomprensibile all'intelletto umano. Bruno Gröning appariva sul balcone, rivolgeva la parola alla gente e avvenivano cose incredibili. Gli storpi gettavano le stampelle e camminavano, i ciechi riacquistavano la vista. Und dann hörte ich als erstes, war wohl als erstes eine Frau, schrie sie auf einmal, Herr Gröning, Herr Gröning, danke schön, dann nahm die ihren... All'improvviso udì una donna che gridava, signor Gröning, grazie. Poi prese la stampella e le gettò in mezzo alla folla. Io riesco di nuovo a camminare. A fianco a me c'era un uomo sulla cinquantina. Credo volesse andarsene. E ad un tratto saltò al recinto dei cavalli, appoggiandosi solo con una mano. Io gli dissi, credo che lei abbia sbagliato posto. Che ci fa lei qui? L'uomo sorride, torna indietro, tira fuori il suo portafoglio e dice, guardi qua, se non erro deve essere stato di venerdì. Io sono stato qui domenica scorsa. Domenica ero ancora un mutilato di guerra col 100% di invalidità e facevo uso di due stampelle. A questo punto mi ha mostrato un documento che testimoniava la sua invalidità al 100%. Lui disse, da domenica scorsa cammino di nuovo. Dopo solo 4-5 giorni riusciva già a saltare il recinto dei cavalli. Allorché arrivai e scesi dall'auto, pensai fra di me, ma è incredibile. Insomma, lì fuori c'era un'enorme quantità di gente, direi migliaia e migliaia di persone. Nelle sedie a rotelle, paralitici, bambini che piangevano con malattie cutanee. Il tutto era per me molto opprimente. Lo si può definire, insomma, un ammasso di miseria? Sì, sì, un ammasso di miseria. Questo Traberhof aveva al piano terra una grande sala chiusa, tutta intorno da vetrate, e questa povera gente era accalcata intorno a quelle vetrate. Io riuscii ad entrare, ma a forza di spintoni e gomitate. C'era un palco, davanti al quale c'erano paralitici sulle sedie a rotelle, ciechi, eccetera. Io stavo praticamente così. Il signor Gröning, cioè i suoi aiutanti, avevano disposto la gente in modo che lui avesse libero accesso a tutti, dato che voleva fare una guarigione di massa. Già all'inizio ci furono alcune guarigioni e io ho visto con i miei occhi che almeno 3 persone lasciarono la sedia a rotelle e riuscivano a camminare. Qui arrivavano giornalmente fino a 30.000 persone in cerca di aiuto. Avvenivano guarigioni di massa e a distanza e attraverso Bruno Gröning molta gente ritrovava la fede in Dio. Dopo un certo periodo, Gröning si ritirò nelle montagne bavaresi per prendere in esame alcune offerte le quali gli avrebbero permesso di operare in case di cura. Nonostante molte fossero tali offerte, esse non vennero mai realizzate. Alcuni finti amici, i quali avevano il solo scopo di guadagnare sul fenomeno Gröning, riuscirono sempre ad impedirglielo. Nel frattempo, egli continuò a cercare vie nuove per poter operare in conformità alle norme. Vennero fondate le associazioni più svariate, al fine di permettergli di agire liberamente. Le stesse ebbero però effetto negativo, poiché alcuni preposti ad esse agivano contro di lui. Coloro i quali cercavano in lui il solo guadagno si rivelarono i suoi più grandi nemici. Essi fecero del tutto per distruggere la fiducia che la gente poneva in Gröning, divulgando menzogne e calunnie. Ma non riuscirono ad evitare che continuassero ad avvenire grandi guarigioni. Ciò che più mi colpì fu il fatto che venne portato un uomo, il quale non era in grado di camminare,
Venne adagiato in fondo alla sala e Bruno Gröning iniziò a parlare. All'improvviso qualcuno disse: «Signor Gröning, qui dietro c'è un altro paralitico». Lui non reagì apparentemente, ma disse soltanto: «Io non dimentico nessuno». E continuò il suo discorso. Alla fine della conferenza, quell'uomo si alzò improvvisamente, era in grado di camminare, andò al banco a prendersi un bicchierino. Fu appunto una cosa incredibile che un uomo, un paralitico, portato dentro a braccia, dopo un paio d'ore, fosse in grado di alzarsi ed andarsene da solo. 1944 rimase ferito e nel 1945 finì in prigionia russa. Da questa venne rilasciato nel dicembre dello stesso anno e messi alla conclusione. Negli anni a seguire si dedicò ai lavori più disparati. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne richiamato alle armi. Bruno Gröning è nato il 30 maggio del 1906 a Danzica Oliva, come figlio di un mastro muratore. Già sin da bambino egli produceva un effetto calmante e benefico su persone ed animali. Dopo le scuole elementari iniziò un apprendistato commerciale, che dovette però interrompere dopo 2 anni e mezzo per volere di suo padre per diventare carpentiere. Siccome l'impresa presso la quale assolveva l'apprendistato chiuse i battenti per mancanza di appalti, lui dovette interrompere l'apprendistato quando mancavano ormai non più di 3 mesi.